Salve la gente con Gabby e ben ritornati su Frambov. Dove cavolo mi trovo adesso? Mister Mezzanotte, me l'hanno rubato ste due. Cioè non ne bastava una. Due facce di feccia. E dove mi trovo? Allora, intanto qua c'è una lettera che mi hanno lasciato. Benvenuto a casa, piccolo gattino. Noi speriamo che ti piaccia il letto e mi raccomando, fai il buono e mangia il tuo cibo. Con amore, Clara e Mia. Madre mia. Quindi loro stanno adulando il mio gatto, vedete? Lo corrompono! Ma loro non hanno i suoi croccantini preferiti. Porco cane. Vabbè, andiamo a vedere qua cosa c'è. Coltelli! Coltelli! Oh, un bel coltello affilato! Benissimo, potrò farle fuori tutte! Ah, ragazzi, non so. Poi abbiamo dei baking soda? Forse possiamo fare una torta? Non lo so. No, le pigne no. Ho brutti ricordi dopo l'ultima storia, no? Le pigne. E questa cos'è? La colla di Pedo Bear. Mi ricorda il pedo, me ne vado, basta. Apriamo la finestra così il freddo inverno può entrare. Va bene, andiamocene di qui. E la cosa brutta è che non c'è nessuno in casa. Dove sono quelle? Non so più, sono due ma sono una anche. Almeno dal quadro, sembra che sia una sorta di orco con doppia testa. Oh, ho preso dei fiammiferi, che bello, posso far fuoco nell'oscurità. Yeah! È pieno di orsi. Fanno paura in questi giochi. Spaventano i poveri bimbi come me, perché io ho paura. Cioè io mi cago addosso quando gioco questi giochi. E la piccola Fran che cosa deve fare? Buttiamola nel fuoco? No, è molto caldo. Perché tengono dei bambi impagliati? Perché tengono la tavola imbandita? Ma sono tipo il cappellaio matto? Sembra un po' la casa della famiglia Adams. Guardatele qua. Ma aspetta, nel quadro di prima erano divise e adesso sono unite, non capisco, devo andare sopra. Secondo me dobbiamo trovarle. Sembra che ci sia stato il male. È il male, o sono delle streghe, perché questa scopa volante me la rubo io. Cosa c'è qui dentro? Ho trovato anche delle candele nere. Non bianche, nere devono essere. Nere perché nero è il mio gatto e nere devono essere anche le candele. Cosa ho fatto? Che cavolo? No, no, dai, le cantine segrete. Dopo le cantine segrete. Prima andiamo un attimo a vedere qua. Proprio una bella camera, anch'io. Guardate, quando io mi andrò a trasferire, voglio una camera uguale identica. Perché mi sono rotto delle solite camere normali, no? Dobbiamo ficcarci i bambolini, staccargli la testa, riempirli di pomodoro. Ciao bambola, ti posso salutare? Io mi chiedo una cosa, già la camera è brutta così. Se vado a prendere le pillole non ho idea di cosa succeda. Non voglio dormire. Poi ci sono dei strani simboli in quel letto. Cioè qua c'è il maligno, non so, c'è il diavolo in questa situazione. Probabilmente. Oh merda. Aspettate, posso accendere la luce? Sì, ok, c'era la luce, io che... Sbaglio, si è spostata quella culla? Scusatemi, non volevo disturbare. Fate la nanna. Miei bambini. Vi do latte, vi do botte se non state. Oh mamma mia, che incubo. Hitfox, cosa ci fai sempre là? Oh no, vorrei tanto tirarla fuori di lì. E qua. Mister Mezzanotte. Ehi, sei per caso tu? Miau. Sei tu? Aspettate, dobbiamo salvarlo. Oh, sei tu. Santo cielo, il mio ben amato amico, ti ho trovato. Fran, sei veramente tu? Oh cara, finalmente. Un gatto che parla, ma è tutto normale, tranquilli. Però io voglio vederlo, io non sono sicuro. E sono io, dai vieni vicino per favore. Fa che ti veda, voglio vederti. È lui. Oh Fran, sono così contento di vederti. Mi sei mancata veramente tanto. Io ho fatto sogni su di te. E ed eccoti qui adesso finalmente. Grazie per non esserti arresa. Io ti amo, mia amica. Ma anch'io ti amo, Mister Mezzanotte. Mi sei mancato così tanto. Oh, cara Fran, come sei riuscito a trovare questo posto? Miau. Dopo che quelle persone ti hanno portato via nella foresta, ho cercato di seguirle. Ma dopo un po' mi sono perso. I miei sensi erano troppo deboli per riuscire a rintracciarti. Ho cercato un po' di cibo per recuperare le energie, ma... Qualcosa è successo. Qualcuno mi ha preso e mi ha buttato in questa gabbia. Orribili persone. Oh mio caro, io aprirò questa gabbia. Dobbiamo ritrovare la zia Grace. Fran, io sono molto stanco. Io vorrei tanto che tutto questo fosse soltanto un brutto sogno. Oh no, tutto andrà bene, tranquillo. Usciremo di qui. Fran, posso chiederti una cosa? Ma certo, tutto per Mister Mezzanotte. Cosa c'è? Hai per caso sentito la mia presenza nei tuoi sogni? Ormai abbiamo l'ossessione di questo gatto. Sì che l'ho fatto.
Non mi permetterei mai di non sognare Mister Mezzanotte. Sì, l'ho fatto, tu mi hai detto di prendere le medicine e quindi ti ho trovato. Fran, che medicine? In realtà non sono stato io a darti le medicine. Ah, credo che ci sia qualcuno che ci ha aiutato entrambi. Ogni volta che io ho sognato su di te, ho sentito la presenza di qualcun altro. Oh no! Oh no, non dirmi il caprone gigante! Veramente? Che tipo di presenza? Da quel che ho sentito, non era umano. Però sembrava veramente pacifista e buono. Io, forse non parliamo della stessa persona allora. Che cosa ha visto questo gatto? Ha le visioni? Secondo me si è fumato tanta erba gatta, perché io mi ricordo che non era molto pacifico quella persona. Oh, questa è veramente una bella magia. È veramente bello avere qualcuno che tenga a noi. Fran, hai sentito? Hai sentito anche tu? Oh, vado a vedere chi è e troverò la chiave per liberarti, ok? Baci, ti amo! Piccola palla di pelo, stai là e non scappare. L'unica cosa buona in tutta questa storia è che non può più scapparmi Mister Mezzanotte e cacciarsi in altri guai. Posso chiudergli la luce? Fai la nanna, Mister Mezzanotte. Ma perché anche in questi giochi? Dai, è un punto e clicca, non potete farmi prendere sti spaventi. Ho appena parlato con un gatto, le cose stavano andando in tutta normalità, proprio adesso un fantasma. Mi avete costretto. Ancora una volta dovrò prendere le mie pillole e vedere che cos'è. Dove sono caduto? No! Tu sei molto fresca, sei ancora viva? Fran, per favore, speriamo che non sia viva. Speriamo assolutamente. Ok ragazzi, devo risalire da questo pozzo. Secondo me c'è la chiave da qualche parte. Cos'è quello? È una bottiglia con qualcosa di segreto al suo interno. No ragazzi, Fran la scalatrice tipo ha imparato in fretta, è già diventata una scalatrice professionista mega salto. Mi serve un ponte. Facciamocelo. Forse posso usare la scopa come ponte. Sì! Mamma mia, Gabby Genius strikes again. Ok, benissimo. No! Sì, proprio un genio sono stato. Ah! Vabbè, togliamo via le pillole. Dove sono finito? Oh, mi avete spaventato. Pensavo che nessuno vivesse qui dentro. Ah, eccoti qui, ti stavamo aspettando. Dov'è finita la tua testa? Ma di cosa stanno parlando? Io credo di averla ancora, la mia testa. La mia testa? La mia testa è al posto giusto. Ah, tu bella creatura dell'altro mondo. Chi mai ci potrà credere? Oh, ma avete due teste e manco una funziona bene, lasciatemelo dire. Io sono un po' confusa adesso, ragazze. Di che cosa state parlando? Frambove è il tuo nome, vero? La tua mamma e papà sono morti in modo tragico, molto brutalmente, non è vero? E basta ricordarmi le brutte cose, sono in vacanza. E adesso tu vuoi veramente sapere chi li ha ucciso, non è vero? E sparate il Rosbot! Aspettate un attimo, ma voi come fate a sapere tutto questo? Noi lo sappiamo e basta! Noi dobbiamo saperlo! Noi siamo parte di questo mondo! E intanto si slurpano il tè. E io non sono invitata, sono triste. Ma non essere triste, le cose brutte succedono a tutti! A tutti e tutto il tempo! Grazie per avermi ricordato che il mondo è un posto orribile. Oh, io vorrei tanto essere a casa con mia mamma e mio papà adesso. Non desiderare cose che non possono essere fatte. Invece trova soluzioni e risposte. Ah sì, però il dolore che provo è troppo grande. Io non riesco a vedere delle soluzioni. Ah, bevi un po' di tè con noi e mangia un po' di torta. Ti farà sentire meglio. No, non la loro torta. Ma io non ho fame. Io vorrei soltanto sapere chi vi ha parlato di me. Hai paura, piccola Fran? Sì che ho paura, siete in due e io sono da sola, due contro uno, non vale. E poi sono confusa, dai, diciamogli la verità. Un pochettino, è un po' strano il modo in cui sono arrivata da voi. E questa conversazione mi sta rendendo così confusa. Perché non hai ancora fatto domande a proposito del tuo gatto, Mister Mezzanotte? Ma queste sono troppe cose! Questo è veramente strano per una ragazzina che ama più suo gatto di qualsiasi altra cosa nel mondo. E anche adesso ci sembri così calma dopo che l'hai trovato dentro ad una gabbia, affamato e spaventato. Forse siamo noi che dovremmo aver paura di te. Siete le bambine più strane, sperverse e strane e soprattutto perverse che io abbia mai visto. Non siete normali e io non sono calma. Ne ho un coltello nell'inventario. Io volevo soltanto presentarmi. Io non sono una persona scortese. Lo rivuoi indietro? Lo rivuoi indietro? Sì, per favore, io vorrei tanto averlo indietro. Lui è il mio migliore amico. Prima che noi lo liberiamo dovrai dirci come tu sei venuta qui. È una storia lunga, sono scappata da un posto.
È un posto molto orribile. E poi ho aperto la testa di un bambino e ho trovato che non stavano molto bene. Phil mi ha detto un segreto e io sono stata abbastanza intelligente per capire come uscire di lì. Non so se qualcuno crederà alla mia storia. E poi sono andato in mezzo alla foresta e ho trovato una grandissima formica gigante. E poi ho ucciso una specie di insetto ed è stato terribile. E poi ho anche incontrato un ratto che voleva che gli lustrassi il pelo. E poi ho trovato una creato una porta e quella porta mi ha portato qui. Ma quando sono entrata nella porta, qualcosa è successo. E non mi ricordo più niente. Ah, e ho visto anche una famiglia di pigne viventi. Ma questo è successo prima che io venissi qua. Loro vivevano nella casa di Mister Antonio e a loro piacevano le bacche. Ah, e ho anche visto degli insetti volanti che però si sono impigliati con i loro capelli negli alberi. E questo era ancora nella foresta. E adesso eccomi qua, che sto cercando Mister Mezzanotte. Oh, questa è veramente una bella avventura. Quanti anni hai, Fran? Ma cosa siete, il mio psicologo? Sono già scappato dal dottore, non mi credete neanche voi? Io ho 10 anni, però tra poco sarò 11enne. E voi? Noi abbiamo 16 anni e siamo molto più vecchie di te e quindi dovrai obbedirci. No! Io sono una Fran ribelle. Io non voglio obbedirvi. Voi non potete dirmi cosa devo fare. E tu non ci hai neanche chiesto i nostri nomi. Questo non è cortese. Io vedo doppio, non so neanche cosa. E un'altra cosa, tu non dovresti viaggiare nella nostra casa senza il permesso. Sei per caso stupida? Una stupida bambina senza nemmeno una famiglia. Fran, calmati, calmiamoci. Per favore, smettetela. Mi dispiace, ok? Ma non dovreste essere così scortesi. Stai per caso piangendo? Beh, perché se stai piangendo ti metterai nei guai. Se non fai come ti diremo, tu e il tuo gatto morirete. Hai capito questo? Ma vivo nel degrado io? Perché finisco sempre in posti così? Basta, no, io non scendo a compromessi. No, voi non mi fate paura. Liberate il mio gatto adesso. Ah, sei proprio un idiota. L'hai voluto tu. Se tu non farai quello che ti chiediamo, delle cose brutte succederanno al tuo gatto. Noi ti costringeremo ad ucciderlo con le tue stesse mani. Ma questo è il ritratto del diavolo. Sono delle bambine pestifere. Voi siete cattive e velenose. Però farò tutto quello che volete. Ah, bene. Adesso ascoltaci per bene. Tu devi fare un piccolo trucco magico su di noi. Ti piace la magia? Ma certo, la magia è magica. A chi non piace la magia? Harry Potter, Fran Potter. Ad ogni modo, questa magia è molto potente ed è tremendamente pericolosa. Ed ecco la ricetta. Stai attenta e stai precisa. Altrimenti delle cose terribili succederanno. Oh, merda. Cosa mi hanno dato? Non ho capito, questo è Frambovo o Full Metal Alchemist? Una volta eravamo due persone differenti in due corpi differenti. E adesso? Che cosa è successo? Perché siete diventati un grumo di roba? Una notte, tanto tempo fa, qualcosa ci è comparso davanti agli occhi. Pensavamo che fosse un angelo, ma non lo era. E quest'angelo ha deciso che noi avremmo dovuto passare l'eternità assieme per sempre. Ci ha maledetto in questo modo. E non abbiamo mai capito il perché. Però abbiamo questo foglio che è una magia per riportarlo indietro. E gli dimostreremo che lui non ha più potere e se ne pentirà. Ah, veramente terribile, però farò il mio meglio per aiutarvi. Molto bene, adesso noi andremo a prendere le cose che serviranno per il rituale. E siccome sei stata una bambina molto dolce, non potrai parlare con il tuo gatto. Dovrai aspettare che noi torneremo. Vabbè, meglio non disobbedirle, sennò mi bastonano in due. Ho capito, aspetterò qui. Hanno la chiave. Ah, e Fran, la vedi questa chiave? Riesci ad immaginare cosa si può aprire con essa? Ci riesci tu, piccola sciocchina bambina? Ma dove vivo? Tornate indietro con la chiave. Brucerò la casa con i fiammiferi. Non dovevate fare questo alla Fran. Ho trovato anche un vaso. Beh, che vi ho rubato il vaso per i fiori. Allora, fatemi vedere cos'è questo. Allora, oh! Evocare il vecchio corpo. Perso nell'oscurità, in un brodo di lacrime. Il corpo è una... Per fare il rituale abbiamo bisogno di un cuore di una rana, la testa di una vergine. Ma dove le trovo poi anche il pelo del mio gatto, il sangue? Ma lo butto nel fuoco! Ok, ragazzi, mi sa che dovremmo andare in cerca di queste robe. E loro dove sono andate? Ancora la bambina fantasma, ma chi è? Ehi, ciao! Chi sei? È per caso quella la testa della vergine che mi serve? Oh!
Oh, non mi ero accorto! Oh, santo cielo! Che puzza! Povera ragazza, chi può aver fatto tutto questo? Ma almeno pulitelo il pavimento dagli omicidi che fate! Gufetto! Hai visto qualcosa? Tu che sei la telecamera del posto? Oh, che bello, una macchina a schiena, funziona! Che cosa? Le scale ti conducono ad un altro muro? Che stregoneria è questa? E se io andassi dal mio gatto? Ah, l'hanno chiuso! Ragazzi, non so bene dove andare, mi hanno chiuso il coso del gatto... Oh no! Perché mi chiudete via dai posti? Io vi avveleno il tè allora. È già avvelenato. E tu chi sei? Ma basta visioni, per favore. Beh, ha aperto la finestra. Grazie, ma chi è? Forse posso uscire. Oh ragazzi! Ok, siamo fuori, non so chi sia il tizio misterioso che ci ha aiutato, però era un po' magro e scheletrico. Non vorrei rincontrarlo, se devo essere sincero. Ciao! Sì, chi sta parlando? Sono io, la rana, ma ho qualcosa da dirti. Tra rane e gatti, ormai io sono San Francesco. Tu sei in grande pericolo, non fidarti delle ragazze. La rana potrebbe aver ragione. Ascolta bambina, io sono una rana e io so che posso scappare via da questo posto. Ma loro non mi lasciano. Ogni volta che tento di andare via da qui, io magicamente torno indietro. Questa casa è come un grande magnete. Un magnete per una rana e per un gatto. Loro ci amano, ma non per darci amore, ma soltanto per usarci, Non fidarti di loro. Ma questo è terribile. Ecco perché il mio gatto è lì dentro. Loro ti hanno dato una ricetta per caso di qualche cosa, giusto? Sì, l'hanno fatto. E hai anche per caso visto una ragazzina morta in una delle stanze? Quella potresti essere tu se provi a fare il rituale. Lei ha provato? Ma qualcosa è andato storto. Però, quale soluzione c'è? Cosa posso fare? Io non sono una rana molto intelligente, però se fossi in te, io sarei un po' più creativa. Ah, creativa? Farò il mio meglio. Ehi ragazza, per favore salvaci tutti. Noi vogliamo veramente andare fuori di qui. Ciao rana dell'R Moscia. Ok, un pezzo di legno, dobbiamo essere creativi. E se prendessi le pillole, magari quella è la mia forma di creatività. Basta tu. Quelli che hanno i dubbi hanno bisogno della verità scritta. Perché ha detto questa frase? Mia sorella vuole prendermi, ma io corro via da lei. Io ho paura, vuoi aiutarmi? Ho un mostro dentro la mia testa. Quindi lei è una sorta di Frambov maligna, non lo so. Vabbè ragazzi, torniamo indietro e vediamo se riusciamo a trovare un modo. Lui mi ha detto che devo essere più creativa. Ma cosa ho trovato? Cos'è questo? Ok, del pepe. Ho trovato altra roba. E cos'è questo? L'acqua. Gli allago la casa. Gli lascio aperto così gli allago la casa. Ok ragazzi, penso di aver preso tutto. Non ci resta che tornare nel mondo della droga pazza. Bene, cadiamo, non me ne frega niente, tanto sono Fran e sono immortale. Allora, ho un'idea, dato che abbiamo trovato un asse, forse, non lo so, forse con quell'asse che abbiamo trovato possiamo regalarci una via. Dobbiamo essere creativi, no? Non c'è niente di meglio delle pillole rosse della creatività. Poi qua andrò ad usare il coltello. Bam! E ora andiamo a vedere cos'è caduto. Ok, non sono ancora vivo? Cos'è? Una rana me l'ha mangiata! Ma dai! L'ha mangiato ed è morta! Mi pare giusto! E non posso toccarla perché mi sono scottata! Ma veramente, è caldissimo! Ma che cosa sta succedendo qua? Forse posso usare le pinze? Perfetto, sono riuscito a prenderlo con le pinze! Ok, un'altra ricetta strana, ma sembra tipo una magia bianca questa! Sembra una sorta di magia che mi permette di rivelare la verità in qualche modo. Non lo so. Però dobbiamo armarci di candele, di pentagrammi e di tante altre belle cose. Ok, fatemi un attimo ricontrollare. Devo un attimo controllare la situazione. Allora, io ho un paio di cose. Ok, mi segna quello che ho preso. Benissimo. Mi serve una rosa. Moonlight. Cioè una rosa che cresce con il riflesso della luna. Del sangue mio? Ok, allora vediamo se ho capito bene. Del sangue mio, non mi dire che... Oh no! Fran, no! Perché fai questo? Va bene. Mi sono decisa. Fran è diventata un emo. Allora, e qua ho letto che il pavimento era diverso. Immagino che il rituale debba farlo qua in qualche modo. Però mi serve ancora la rosa ora. E non mi dire che questo seme è la rosa in qualche modo?
Io mi ricordo una cosa. Qua fuori c'era questo riflesso della luna. Se io mettessi il seme qua. Ok! Sì! Ha funzionato! Proprio come volevo! Allora abbiamo il fiore! Facilissimo è stato! Grazie, Rana! Tu non hai visto niente! Ok! Sì, dovremmo avere tutto, ci mancano soltanto i capelli, ma quelli non penso ci servano. Questo è un vaso che dovrebbe avere tutto il necessario per fare il rituale che Fran, ovviamente già alla sua tenera età, evoca la confraternita oscura. Benissimo. Wow, questo ha funzionato così bene. Brava Fran. Sì, maga, sono maga, la magia magica. Ok, ci butto questi. Ah, ok, dovevo prendere pure una pentola. Questo qua, sì, per cucinare il cibo per il mio gatto. Mi sa di no. Ah, ok, allora la pentola sicuramente secondo me va messa qua sotto l'acqua, così l'acqua da bollire. Ok, vediamo, ho la pentola, benissimo. Ora la pentola, qua ho visto un fornello, quindi penso dobbiamo bollire l'acqua. Mettiamola qua. Ah, ok, allora questo servono i fiammiferi. Perfetto, sì, abbiamo il fuoco. Abbiamo la pentola. Cuciniamo petali di pipistrello. Dente di leone. Rosa di Gabby. Allora ci butto dentro la rosa. Addio bella rosa. Addio bel sangue. Addio sale e pepe. Addio roba che non so che cos'è. C'è un ingrediente che manca. Forse sapete cosa, perché vedete, loro hanno quella ricetta, loro si aspettano una ricetta normale, no? Si aspettano la loro ricetta del cavolo che io non devo fare. Non so se avete capito, ma capirete a breve. Forse noi dobbiamo riscrivere la ricetta, fare in modo di scrivergli che ci servono i loro capelli. In questo modo loro si berranno la storia. Benissimo, in questo modo riuscirò a convincerle. Ah, eccomi qua, perfetto. Fran, dove sei stata tutto questo tempo? Hai fatto il tuo rituale? Sì, ce l'ho fatta, però mi serve più tempo. Io non riesco a ricordarmi tutte le parole. Ah, beh, imparale in fretta. Facci sapere quando hai fatto. Mamma mia, quanto sono spaventose e alte, soprattutto come due montagne sono alte. Psst, ragazzina, penso che tu hai bisogno che io ti faccia sparire questa borsetta. Posso farlo io per te? Ma potrebbe servire. Ah no, a te non serve. E questa borsetta deve sparire. E la porterò via. Tu non hai mai visto, ciao. Nessuna domanda. No task question. Ok, beh, allora ragazzi, noi stiamo aspettando Fran. Adesso Fran vi fa vedere, guardate qua. Guardate qua. Ehi, guardate qui, c'è qualcosa che manca. Io non sono riuscito a trovare dei capelli nella vostra borsa. Ah, ok, la borsa erano la testa della Vergine e tutte le cose. Me le hanno procurate loro. Ah, dei capelli, tu dici? Non abbiamo bisogno dei capelli. Noi lo sappiamo. No, che non lo sapete. Guardate voi stesse, c'è scritto qui, nella ricetta. Ah, ok, è vero. Come abbiamo potuto dimenticarlo? Molto bene, ecco qua. Adesso andiamo a prepararci. Datemi i vostri capelli, mamma mia, io sono un feticista di capelli. Vi farò sapere quando sono pronta. Benissimo, i capelli. Io quando ero tipo molto piccolo non facevo altro che tipo tirare i capelli di mia mamma. Proprio la droga ai capelli. Non c'entra niente, non avrei dovuto dirlo, però era così per dire roba. Immagino che ora abbiamo tutto. Ficchiamoci pure i capelli qui dentro. E ora è a posto. Possiamo finalmente accendere le candele. Oh, che bello, il fuocherello. È pronta, pappa! Ok, benissimo, guardate qua! Abbiamo la pozione! Ora non ci resta che dargliela a loro, non lo so, chiamarle. Tutto è pronto, dai, andiamo in cucina! Molto bene, andiamo! Prima le signore, le due signore. Ah, quella chiave! Ma tra poco me la prendo, quella chiave! Ok, non so che razza di incantesimo farò. Per favore, sedetevi e chiudete gli occhi! Wow, si fidano di me, strana cosa. Ora ficchiamoci la pentola. E cosa succederà adesso? E adesso dirò le parole. Ha funzionato, non pensavo che quelle parole a caso avessero funzionato. Aspetta un secondo, quella non era la giusta magia. Ci hai giocata. Oh, troppo tardi! Cosa ho fatto? Oh, che... non pensavo che la cosa sarebbe diventata così drastica! Che cosa ho fatto? Oh, santo cielo! Questo non è giusto!
Non mi dite che la rana mi ha giocato! Devo andarla a picchiare! Però ho la chiave! Ho la chiave! Ok, ragazzi, dimentichiamoci di quello che è successo, non me ne frega niente. Ho la chiave. In qualche modo mi sono liberato di loro. Fate finta che Gabby, il vostro Gabby, non ha fatto niente. Mister Mezzanotte. Mister Mezzanotte. Mister Mezzanotte. Tieni qua. Ehi, Fran, che cos'è questo? Apri la gabbia. Non posso, la chiave non funziona. Hai per caso visto un'altra serratura da qualche parte? Non l'ho vista, però dico di sì. Sì, ne ho vista una. Adesso vado a vedere se funziona. Adesso aspetto. No, forse non avrei dovuto dire che non sapevo dov'è la chiave. Ah, ok, lì. Ora l'ho vista. Ragazzi, per fortuna. Ma là c'era, ma guardate te. Ma guardate voi dove l'avete nascosto, eh. Pure un puzzle ora. Fantastico. E ora? Forse ce l'ho fatta. Sì, dopo 3 anni. Sempre le robe brutte, sempre le robe brutte trovo dentro. No, dai, no, ma che sfortuna! Odio quando si rompono gli specchi. Ma sono per caso loro, le scheletri delle bambine? Guardatele! Orribili! Tanto questa chiave... Questa è la chiave di Mister Mezzanotte. Leggiamo la lettera. Anche loro avevano delle pillole di deutina? Ecco perché erano fuori con le carte come me. Comunque la lettera diceva che loro sono delle sorelle, ma si odiano pure loro. E hanno parlato di un certo Itward che gli ha fatto questo destino, quindi non mi hanno mentito. Qualcuno le ha unite. E loro hanno detto anche a loro madre che deve morire. Perché l'hanno uccisa? Comunque, hanno anche detto che non possono completare la loro missione. Non so cosa vogliano dire, ma io ho la chiave e posso salvare il mio gatto. Mister Mezzanotte! Basta! Fine del periodo della cattività! Dai, Fran! Liberami da questa gabbia! Trova la chiave! Ce l'ho qua, ce l'ho qua. Io penso che questa sia la chiave. Non ci credo. Ha funzionato. Mio caro amico, vieni qua. Mister Mezzanotte. Ah, che storia d'amore. Ma sei un cane o un gatto che devi slinguazzarmi tutta la faccia? Vabbè. Oh, mi sento così bene. Sono libero, Fran. Ah, che bello. Oh, mio caro, adesso dobbiamo andarcene via da qui. Sì, andiamo. E quindi adesso non mi dire... Dove sta andando, ehi? Ah, ok, mi sta seguendo, perfetto. Dai, vieni! Finalmente, ragazzi! Il nostro micio miao! La mia palla di pelo! Me l'avevano rubata! Me la sono ripresa con la forza! Ho dovuto fare rituali di stranissimo tipo! Ma abbiamo di nuovo il nostro amico del cuore! E ora Rana sputa il rospo! Ok! Signora Rana, ce l'ho fatta! Le bambine se ne sono andate. Questo è perfetto. Adesso finalmente me ne posso andare via con la mia famiglia da questo posto. Anche io voglio fare tutto ciò. Ho finalmente ritrovato il mio gatto. Voglio soltanto ritornare a casa e stare con la zia Grace. Ma come te ne andrai via di qui? Non c'è nessuna barca. Tu sei la nostra barca. Aiutaci tu ad andare via. Vorrei tanto aiutarvi, ma sono troppo piccolo. Sarebbe impossibile portarvi entrambi dall'altra parte. Aspetta, fammi un attimo pensare. Non lasciarci, per favore. Ragazzi, se gli dassi questa, che dice che ingrossa le cose, che l'ho trovato. Ehi, prendi questo, potrebbe aiutarti. Ma io non sono mica una torta. Tu sei una torta perché l'ho deciso io. Sì, ma ci assomigli un po' alla torta. Sei un po' così soffice e gommosa. Forse potrebbe funzionare. Guardate. Ha funzionato, veramente. Sono grande e mi sento bene. Oh, perfetto, adesso andiamo, Mister Mezzanotte. Certo, Fran, ho soltanto una cosa di cui mi lamento. Quella rana mi sta guardando in modo strano. Di che cosa stai parlando? Ti vuole aiutarci? Ok, però se tenta di farci qualcosa io la sgraffigno. Ok, va bene, ma cerca di non fargli troppo del male mentre siamo seduti sopra di lei. L'acqua è così profonda che non sappiamo che razza di creature vivono lì sotto. E se noi cadiamo nell'acqua, potremo morire, gattino. Ah, ok, te lo prometto, non sgraffignerò la rana. Andiamo. Ragazzina, prima di andare, mi sono dimenticato di darti una cosa. Ho trovato questa foto e ho pensato di dartela. Ma sono i miei genitori. E c'era anche questo libro. Un diario? Oh, rana, hai trovato la foto della mia famiglia. Grazie mille. Pensavo di averle perse per sempre. Ma quel libro non è mio. Vabbè, ha detto che me lo regala, perfetto. Wow, grazie mille! Mi piacciono i disegni che ci sono nel libro! Adesso andiamo! Sì, finalmente andiamo! Al cavallo!
nella rana, che è un po' inquietante, sinceramente, non so, è un ritratto di chi è più inquietante, scrivetelo nei commenti. Ok, e va bene ragazzi, non sapete una cosa, io penso di concludere dopo tutta questa avventura fantastica questo episodio di Frambob qui. Io spero che vi sia piaciuto e quindi noi ci vediamo al prossimo. Ciao ragazzi, felice vita. Ok, e guardate che abbiamo Colegiani. Benissimo, per mia cosa tirerò fuori il libro delle regole, le norme di base, perché adesso tutti i cittadini della Corecchia vanno perquisiti. Cosa hai nascosto nel Pandoro, un fucile a pompa?